Pensavate che non venissi, eh? Sono al Charlie. Scusatemi, che signora. Adesso stiamo informando i follower. Dopo vi invito, che sappiatelo. Simo, buongiorno. Altri tre, buongiorno ragazzi dal Charlie. Mi sento una donna. A parte i capelli, una matta. Una vera matta. Buongiorno, buongiorno. Alza la voce. Pelatone già fa la noia, sono in un hotel, chic, alza la voce, cafù. Mi fa fare la cafona, non ce la può fare. Buongiorno raga, che figata che abbiamo fatto oggi, mi sono divertita da bestia. C'ho anche tre donne come esempio vincente della cooking class. E c'è una già dietro che mi fa... Non è molto convinta, invece io trovo che sia stata una grande figata. Grande. Adesso aspettiamo, vediamo chi c'è. Ma come sei elegante. Glo, mi hai visto? Ma oggi sono stata ospite, una cooking class in un hotel super chic. Guardate che eleganza, guardate. Anche il mocasso di velluto oggi. La collana, tutto, tutto. Nei posti, che figa, lo puoi dire, vero, veramente. Non sono abituata perché a vedermi così eleganti, quindi quando mi vedono così eleganti... Buongiorno. Salve. Forse il convegno? No, 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 non sa nel convegno. No, okay. Allora, raga, vi devo raccontare questa cosa bellissima che mi è successa oggi. Sono stata invitata dal Charlie Hotel, che è un bellissimo hotel di Pesaro, per fare una cooking class a 20 signore di imprenditori, come modo per fargli o per fargli passare un po' di tempo mentre i mariti, gli uomini lavoravano. Ero emozionata perché è un ambiente diverso dalle altre situazioni che mi sono capitate come cooking class. Ho detto, beh, speriamo. Io mi sono portata dietro tutte le mie fasce perché ho detto, magari si trasformassero in tutti Elisa CCC. Oh! E ci è voluto niente per convincerle, raga, gli abbiamo dato il grembiule, è una, quella un po' più spinta, detto, ma noi non mettiamo le fasce, vabbè, non mi è parso vero, tutte donne, di tutte le età, perché eravate di tutte le età, tutte con le fasce, gli ho insegnato anche come metterle, vabbè, bellissimo, raga, bellissimo, io non lo so, aspetta, ve le presento, volevo aspettare un attimo, ma sì, è ora, ve le presento, tre, perché sono a mangiare. Capito? Loro hanno smesso di mangiare per venire qui con noi e quindi adesso una delegazione di tre signore che hanno fatto la cooking class con me. Prego, donne, venite qua, vicino a me, vicino. Siamo già tutte amiche, ovviamente. È così, ragazzi, è così. Venite, donne, venite. Vieni. Affacciatevi perché sono state... Avete visto loro? Cooking class. Non l'avevo mai viste. Voi vi conoscevate tra di voi? Ci vediamo una o tre volte all'anno. Ok, pensavo che foste persone che non, cioè donne che non vi conoscevate, invece no. Sì. Quindi loro comunque non amiche però. No. Loro ogni tanto si conoscono. Io gli ho fatto fare. Però ci siamo simpatiche, dai. Però ci siamo simpatiche. È già tantissima roba. Bellissimo, perché gli ho fatto la piadina, la crostata, wow. Il sardoncino, ho fatto pure i sardoncini, capito? Loro sono venuti al Charlie Tell, pensavano di fare le fighe, no, i sardoncini hanno fatto tagliare la testa e la cacca, ma loro l'hanno tolta, benissimo, mi chiamavano chef. Sono arrivate? Ne arrivano altre, siamo amiche ormai. Mangiato la crostata? Ma già la crostata? Buonissima. A noi buonissima. Ce l'hanno lasciata, ha detto però. La crostata era buona, era perché voglio mi chiamavano chef, si sono un po' confuse, nel senso che... Ci diamo il cambio. Ve le faccio conoscere tutte. Ed è stato bellissimo, raga. Vieni. No, loro non... Non sei? Vedi, non... Beh, vieni. Raga, vedete la figa? Eccola, l'Anto. Lei è proprio un'amica, la conoscevo già, però figa è stato. Stupenda, sei te.
Ma la cosa bella, raga, è che io non li conoscevo, no? Non li conoscevo. No. E soprattutto non conoscevo lo chef del Charlie. L'ho fatto morire d'un colpo. Perché lui, poretto, c'aveva ben altro da fare che star dietro a me alla cooking class. Però, alla fine, anche lui si è divertito ad aiutarmi e a far sì che questa cosa venisse bene. Benissimo. E poi abbiamo pranzato insieme, poi c'è chi mi chiedeva le cose, no? Ed è stato bello perché si sono messe, hanno voluto mettersi in gioco e non è così scontato. E l'hanno fatto e secondo me sono anche divertite. C'è una signora bellina, quella un po' più grande, credo, di voi, sì, sicuramente. È rimasta giù di sotto. Eh sì, ma lei mi ha riempito di complimenti, Anto. Certo. Ma bellina, tenera, si è scritta su Instagram? Ma sì, si è detto, adesso c'è una nuova follower. Fantastico, anche le signore, quelle un po' più grandi, si sono messe in gioco. Poi, naturalmente, c'era la signora che era più... Che mi voleva dare di dire quelle che come li faceva lei, chi mi ha fatto un sacco di domande, tipo lei, fantastica. Lei mi ha chiesto tutto, vieni, tutto. Cinzia, vieni. Lei, vieni. Scusami, è una cosina. Lei è fantastica. Scusami, una cosina. Il risotto, non abbiamo fatto il risotto oggi. Scusami, una cosina. Dopo l'ultima, è stata fantastica. È stata fantastica, è proprio carina. No, bravissima Elisa. Poi mi chiama chef. Poi non rispondere a una che ti chiama. Ma mi hai spiegato che avevamo tutte le fasce, sì. Stanno arrivando tutte. Adesso faccio una panoramica e ve le faccio vedere tutte perché sono fantastiche. L'idea che abbiano voluto mettersi le fasce, dopo un po' di solito mettono le fasce. Una è arrivata in ritardo, tutte col grembiule bianco, più le fasce. Non è che ha detto mi manca il grembiule, mi manca la fascia. Io ti amo perdutamente. Ragazzi, mettetevi in gioco. Queste sono signore, sono imprenditrici, sono donne sicuramente intelligenti, lavoratrici, in gamba. Io non so le loro storie, però loro si sono messe in gioco. Hanno messo le mani in pasta, cioè ci sono sporcate le mani, sono state curiose di sapere dei miei trucchi, poi tutte cose facili in realtà, no? Però è stato bello, mi commuove a me sta roba, chi mi conosce lo sa, perché è bello, boh, non lo so, io torno da queste esperienze sempre molto ricca, molto molto ricca. Grazie, grazie a voi. Comunque... Dovete partecipare a queste cose, gente, dovete andare, dovete frequentare gente, dovete... aprirvi all'altro, perché ne tornate, loro sono tornate a casa sapendo che se metti l'albume nel brodo diventa trasparente, voi lo sapevate, loro non lo sapevano, adesso lo sanno, il passatello che si schiaccia due volte non lo sapevano, adesso lo sanno, ma soprattutto sanno che si può mettere una fascia e scherzare, che si può, cioè, no. Ci volevano fregare con i sardoni, che ci hanno servito i sardoni che non avevamo fatto noi. E quando ci siamo messi a mangiarli tutti, ma questi non sono i nostri, dopo sono arrivati i nostri, infatti erano pochi ma erano i più buoni in assoluto. Ovviamente non potevo far pulire sardoncini per 60 persone, quindi lo chef ce l'avremmo fatta. Ma non pensavo che fossero una brigata così, ma una brigata pazza. Sono arrivate alle 9:30, appuntamento alle 9:30, sono presentate alle 9:15, vabbè, ci sta, benissimo, caffè, caffettino, ci sta. Quarto d'ora accademico, signore di una. Benissimo. Abbiamo attaccato a discorrere perché siamo donne. Era le 10, ancora non avevamo fatto niente. Passate. Ho detto, donne, bisognerà almeno la crostata, perché la crostata mangiavamo la nostra. I passatelli anche non li abbiamo potuti fare per 60 persone. Com'erano i passatelli, raga? Erano spaccati. Spaccano la faccia. Quali? Quelli che abbiamo mangiato oggi? No. Un po' così. Okay. Ci stava. Però il sarduccino, che gli ho spiegato che si toglie la lisca, perché lo scottadito deve essere mangiato così. Ci siamo seduti a tavola, erano tutte con le lische. Siamo rimaste malissimo lei e le donne. Però a me interessa che loro abbiano imparato come si fanno i sarduccini. Così la volta che faranno i sarduccini diranno, wow, gli amici, sei diventata chef? Diranno così. L'abbiamo insegnato anche alla Sicilia come si fanno i sarduccini. La Sicilia.
allora, i sardoncini abbastanza bene, però non gli scottoditi. Con l'aggiunta, però gli scottoditi no. Con l'aggiunta delle, col del condimento, lumetta. Solo che facciamo le sarde a beccafico con l'aggiunta del limone. Avete capito? Da tutta Italia, vengono. Fantastica, fantastica. Lei è stata la colei che ha gestito le sardoncine. Le sardoncine, no? sì. Fantastica. Poi c'è chi ha gestito, Non è venuta su. Lei è fantastica. Io faccio la crostata perché so impastare benissimo. Dopo un po' io faccio le piadine perché le so far benissimo. Io i passatelli perché li so far benissimo. Vuoi far tutto lei? Dopo una di loro ha detto, puoi far tutto te. Sei un po' contenuta. Però bello, perché comunque è dai, a 81 anni è una bella esperienza. No, ma ecco, avete capito, c'era gente di donne di 81 anni che hanno voluto mettere la fascia e si sono messe in gioco, raga. Non c'è mai, è troppo tardi, non c'è mai, oh, ma io questa roba qua, no, io mi vergogno. No, di cosa? Grande. Ma sto gruppo qui, gente, se sono imprenditrici c'è sempre un motivo, che stracci. Lei è fantastica, fantastica. Ha detto che io sono come la figlia che rompo tutto. Ha detto anche mia figlia rompe tutto. Gli ho detto siamo così, è vero o no? Mia figlia è Attila. Attila, ecco, come me. Gli ho detto che ho rotto 400 bicchieri, non ci poteva credere. E gli ho detto invece sì, è vero, è capace, sono capace. E anche lei è stata fantastica, e come tutte le donne che sono qua, raga. Piadina a volontà. Ha disteso le piadine? Piadina a volontà. Piadina volontà. Poi è bello perché all'inizio chef, buongiorno, mi scusi. Gli ho detto no, aspetta donna, scusate. Poi tutte, ripeto, no? Tutto un certo quale. Poi ho detto possiamo darci del tu, così per cominciare a sciogliere un po' l'aria. E alcune hanno continuato a darmi del lei e a chiamarmi chef, che mi ha fatto sentire particolarmente importante. E la cosa bella in realtà è che oggi io non so chi siano loro. Però eravamo tutti uguali, tutte con lo stesso obiettivo di stare bene, divertirci e cucinare per poi far sentire ai mariti quello che avevamo fatto. C'era un marito a tavola che era contentissimo che la moglie si era prodigata e lei ha detto adesso quando torno ti faccio i passatelli. E insomma era tutta contenta che non vede l'ora di fare i passatelli. Quindi raga, così. C'è, è troppo figo. Iscrivetevi ai corsi, fate, andate, cioè, non ho più l'età, non è vero, non esiste età, non esiste età. Esiste lo spirito e la voglia, giusto o no? Vediamo. Qui c'è. I passatelli passati due volte. Sì, io ne sono persa. Deve essere tosti. Per garantire la compattezza. Altezza del passatello, se lo passate due volte avete la garanzia che non si perdono, compreso che cosa? Vediamo, adesso gli faccio le domande alle mie alunne. Quale? No, a voi, le alunne. Ragazze, che cos'è fondamentale perché il passatello venga bene? Pane comune. Il pane, senti, a studiare, ascoltare. Pane grattugiato, comune. Se non salato, no, senza l'olio, senza il burro, senza aggiunte. Lei è iesi, non su niente. Civitanova, sente che dice Civitanova, fantastico, adoro. Parmigiano reggiano, ma quello buono. Quello buono. Esatto. Un pizzico di sale ce lo mettiamo noi. Esatto. Ecco. E poi senza le uova, farina, senza farina, uova e grattugiate di limone. E le uova quante? Come si calcolano? Vediamo, questo è difficile. Uno a testa, però quando dobbiamo fare la somma, quattro persone, dobbiamo aggiungere un uovo in più per l'impasto. Quindi quattro persone, cinque uova. Promossa, un applauso. Hai imparato bene perché voglio rifargli. Gli ho anche regalato il ricettario, così non hanno scuse e sarò contenta se rifaranno. Se mi scriveranno mi diranno, oh, l'ho fatto, è venuto bene, è venuto male. A Civitanova non ci sono i passatelli, non si fanno, però ho imparato una cosa nuova.
Lei è un'allieva che dà soddisfazione, veramente dà soddisfazione, devo dire la verità. Voi donne rifarete? Adesso faccio un giro, ve le faccio vedere tutte. Loro sono nascoste, ma io... Lei... Io non li farò perché non ho l'usanza, ma può darsi pure che ci proverò. Certo, ma le usanze si possono anche... Ecco, salutate tutte le mie alunne, guardate che meraviglia! Ma vedete o no che meraviglia? Ecco, questo è quello che si crea quando si crea l'energia alta, raga. Quando proprio ci si mette in gioco, quando c'è la voglia di divertire, quando si mettono da parte tutti i particolarismi della vita e si decide di regalarsi 2 ore per sé, perché poi alla fine eravamo solo noi donne e devo dire che le donne insieme sono una forza. Noi abbiamo fatto 4 portate, in 1 ora e mezza avevamo fatto tutto quanto, compresa la maxi crostata, che quella almeno l'abbiamo mangiata, la mangeremo quantomeno. L'abbiamo mangiata e... Mangiata, ed era, meritava? Meritava. I bigoli erano croccanti e tutto era le noci non bruciate avete sentito? Le noci non bruciate, tostate giuste, ho dato 2-3 segretini e quindi bello, me lo porterò. Se voi fate queste esperienze poi vi rimangono dentro qualcosa, portate, quelli che dicono ma io queste li faccio da una vita, ho capito, ma magari ti dico, non io ma in generale, impari quel qualcosa che magari non lo sapevi e che comunque ti arricchisce. Incontrare gente arricchisce sempre, raga, arricchisce sempre. Non stiamo chiusi in casa col cellulare davanti alla televisione e basta, perché quello lì impoverisce, rende tristi, chiude e non porta a niente. Noi oggi qua, mai viste e conosciute, per quanto mi riguarda, una figata matta. Cioè, io sto da pranzo, ho tenuto banco, uno mi ha fatto una domanda, non gli è parso vero, poretto. L'ho sfinito, siccome alla fine la moglie dava il calcio, come per dire, come si spegne questa? Perché mi ha acceso e non mi spegnevo, e io sono così, però perché mi piace, sono felice, spero che si possa rifare, spero di poter incontrare queste signore in un'altra occasione, in altre situazioni. Quindi gli ho regalato il libretto con tutte le ricette, così non hanno scuse, è bello, e io torno a casa felice, raga, per cui datemi retta, cucinate per gli altri e con gli altri e divertitevi e vedrete che il mondo c'ha proprio un profumo che c'ha diverso, sa di buono da matti. E quindi dal Charlie volevo farvi vedere questa meraviglia da questo hotel, che cosa si vede, perché scusate donne ma io devo far vedere al mio popolo che cosa si vede da questo hotel. Qui siamo al 6° piano, si vede il mare di Pesaro, non è granché, però visto dall'hotel è una bomba. E poi il mare d'inverno è sempre... Quando la prossima volta? Silvia, non lo so quando la prossima volta, vedremo, quando sei mitica, un vulcano, grazie, i complimenti non li leggo perché dopo sembra che me la tiro, invece non me la tiro. Sì, la chef, che chissà cosa faccio, oddio scusami. Stare con Elisa, Senta, faccia! No, bella, no, aspetta. Giuro, non è preparato, ve lo giuro, perché voi non potete crederci, ma neanche io ci sto credendo, ma io le adoro, le amo. Vai donne, cos'è che hai detto te? Vai, rifai. Stare con Elisa, spacca la faccia! Ma avete capito? E io, dopo questo meraviglioso, inaspettato complimento, vi bacio e ci vediamo lunedì sera, perché volete esserci, faremo una cena siriana, un piatto siriano con una signora autoctona, una mega figata. Vi aspetto, raga. Grazie a tutte donne.